Nicole o fidanzati? Quante volte ci siamo trovati davanti a questa situazione? Sempre! E quante volte abbiamo fatto la scelta giusta? Mai! O almeno la maggior parte delle volte è stato così. Ma ora esaminiamo i due casi. Il single, a volte per sua scelta, rischia la solitudine. Sono sempre da solo. E ha pure il coraggio di chiedersi: ma perché sono single? Perché sono single? Che cazzo vuoi? Chi ti conosce? Il fidanzato ha sempre paura di essere lasciato. Non ti amo più, addio. O di ricevere le corna. Ormai sei qui? E chi è sto qua? È il mio vero tipo. E infatti passerà tutto il resto del fidanzamento a dire: io e te, per sempre insieme. Ti amo da morire. Sto bene insieme a te. Ma nell'essere single c'è una parte buona, ed è quella di essere liberi. Sono libero! Sono libero! E divertirsi in qualsiasi modo. Oh ragazzi, stasera vado a Gallarate e faccio 3-4 belle fighe, perché tanto ormai sono single, finalmente libero! Beato te. Senza avere la preoccupazione di essere lasciati. Ma qual è la parte buona dell'essere fidanzati? La parte buona dell'essere fidanzati è: a volte sei coccolato. Amore, mi fai i grattini? No, non ci voglio. Fammi i grattini! Ed essere felici e soddisfatti? Sì. Dai, dai, ci sono quasi. Sì, vai. Vai. Sì. Sì. Dai. Ah. Finito. Ho finito di pulire qui. Vado in cucina. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Iscrivetevi al canale e condividete su Facebook. Se non lo farai, resterai single per tutta la vita. Ciao e al prossimo video! Allora, regia, andiamo a intervistare il nostro inviato. La Concorde adesso è piegata di le punte e il collo, certo. Salga sulla nave, Cristo! C'è una carica, c'è messo a fare la corsa. Non so il tiro cosa devo dire. Io non ti lascio. Mi fai cagare, mi fai schifo. Non ti amo più, addio. Non ti amo più, addio.